cugini milanisti, ah cugini milanisti, bisogna dire che oggi mi è andata molto bene. Come dico sempre, alla fine una partita la vince chi è più bravo a segnare, chi è più cinico davanti alla porta. Quindi se il Milan, facendo meno occasioni pericolose rispetto al Verona, ha vinto, vuol dire che è stata più cinica. Quindi alla fine sarei incoerente a dire ah, a lamentarmi di cose, no? Ah, ma il Verona meritava cose, perché alla fine il Milan è stato più cinico sotto porta, giustamente ha vinto. Però voglio dire anche che comunque il Verona oggi, cioè a Verona, scusatemi, oggi poteva finire diversamente. Penso, lo pensate tutti, tifosi milanisti, eh? Perché non penso che qualcuno, se tifate Milan o anche non, ditemelo qui sotto in un commento, non penso che nessuno di voi mi venga a dire stasera il Milan meritava di vincere, perché, beh, cioè. Però ripeto, alla fine il Milan, a differenza del Verona, c'ha giocatori molto 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 forti, e di conseguenza ha quei giocatori in grado di risolverci una partita, a differenza magari del Verona. Però ripeto, il Verona ha fatto una bellissima partita, ha giocato molto molto bene. Un Milan oggi, come si dice tecnicamente, sulle gambe. Nel senso che comunque non è il Milan che di solito sono e siamo abituati a vedere. Ha sudato molto, sia per demerito suo, sì, ma soprattutto anche per merito del Verona, che comunque ha preso la partita molto molto bene. Ha difeso molto molto bene, ha attaccato quando doveva attaccare molto molto bene. Gli è mancato sempre quel qualcosa lì diciamo per risolvere la partita, diciamo così. Parliamo della traversa di Piccoli, che praticamente appena entrato entra e lì da solo becca la traversa. Parliamo del tiro subito dopo la traversa, che praticamente esce di tanto così. Parliamo dell'ultima occasione praticamente in cui c'è stata una carambola, prima il tiro deviato, Tio, che è entrato, ragazzi, ha salvato tre palle gol. Ha salvato tre palle gol. Un tiro praticamente dalla sinistra, non so di chi, di un giocatore del Verona, che praticamente, ragazzi, sicuramente finiva in porta. Poi se segnava o no, non si sa, ma sicuramente in porta finiva. E la leva. Alla fine, quando c'è stata la mezza, diciamo, rovesciata sulla linea, poi il Verona chiedeva un calcio di rigore, che però giustamente non c'era. Lì chi è che ha mandato il tiro, è stato Tio. Quindi sicuramente Tio, che è stato il cambio di Pioli al posto di un attaccante, al posto di Leao, per difendersi dopo il 2-1, sicuramente è servito, perché ha aiutato in 2-3 occasioni il Milan a non prendere il gol. Poi ripeto, nei 90 minuti, ragazzi, secondo me la vittoria del Milan non è meritata, nel senso, perché comunque a carte scoperte il Verona secondo me meritava sicuramente qualcosa in più. Però ripeto, alla fine il Milan è stata brava davanti porta e ha segnato, ragazzi. Io praticamente i due gol, l'autogol del Verona e il gol del Milan, non li ho visti perché non ero in quel momento a guardare la partita. Ho visto il gol del 2-1 di Tonali, è stata una bella azione in contropiede. Tonali, che comunque fino a quel momento non aveva fatto chissà cosa, regala questi 3 punti al Milan, che in classifica, ragazzi, sono veramente pesanti, anche perché adesso il Milan si va a piazzare a 23 punti al terzo posto, a meno 3 punti dal Napoli e a meno 1 punto dall'Atalanta seconda. Critica che rimane secondo me anche abbastanza corta, a parte il Napoli, che comunque rispetto, io parlo sempre dal punto di vista dell'Inter, si trova a più 8. Comunque, ragazzi, fino al secondo posto, che dove sta l'Atalanta, l'Inter sta a meno 6. Quindi devo dire un campionato molto 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 corto, con le prime 5 che si levano 5 punti. Quindi per farvi capire quanto questo campionato sia, penso, uno dei più equilibrati degli ultimi anni. Un Milan che comunque, secondo me, rispetto al Napoli, ha qualcosina in meno, ragazzi, ma non penso ci sia nessuno ovviamente in Serie A da paragonare al Napoli. Però ripeto, una vittoria molto importante, anzi importantissima, con un avversario che comunque, ragazzi, se io dovessi, cioè, se io non sapessi la classifica e vessi giocare il Verona, non direi che è una squadra da terzultimo posto, perché ricordiamoci che in questo momento il Verona è al terzultimo posto. Quindi praticamente significherebbe per adesso, ragazzi, poi può cambiare tutto, ci mancherebbe, siamo alla 10ª giornata. Però dico, fino a questo punto significherebbe retrocessione per il Verona. Quindi
E io onestamente, vedendo questo Verona qui, non direi mai che sia una squadra da retrocessione. Comunque magari negli ultimi tempi non ha espresso tutto questo bel calcio. Però ragazzi, il Verona, soprattutto in casa, è sempre una squadra ostica per tutti. Io ricordo le ultime partite contro il Milan che ha fatto il Verona, ha sempre, diciamo, creato tanto filo da torcere. Infatti, ragazzi, praticamente vedete, gli ultimi scontri il Milan aveva vinto 2-1, quello prima aveva vinto 3-2, quindi diciamo sempre partite abbastanza tirate. È stata anche oggi così. Alla fine, ragazzi, vince la squadra dove i giocatori che entrano o che comunque sono titolari fanno la differenza. È inutile negarlo, dico, è normale che sia così. C'è un abisso dalla formazione del Milan e della formazione del Verona. Quindi ripeto, alla fine ci può stare. Ripeto però che secondo me nei 90 minuti il Verona meritava assolutamente di più. Almeno il pareggio, almeno. Però ragazzi, che dire, alla fine complimenti al Milan. Si portano questi 3 punti d'oro, d'oro a casa. Complimenti anche a Verona che comunque ragazzi, ripeto, si meritava quantomeno almeno il pareggio. Ma va bene così. Come sempre ragazzi, vi voglio lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina. Ragazzi, ovviamente qui sotto nei commenti scrivetemi cosa ne pensate della prestazione. Ditemi se secondo voi il Milan questa sera meritava la vittoria o se secondo voi ragazzi il Verona meritava sicuramente qualcosina in più. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Domani mattina usciranno le pagelle, o domani mattina o domani pomeriggio ragazzi, non sono sicuro. Comunque, domani usciranno le pagelle di Inter Sanitana. E come sempre ragazzi, attivate la campanella e iscrivetevi al canale e ci vediamo domani con dei nuovi contenuti.